E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 Decoppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Mamma mia, ieri ragazzi, faccio questo video, ma non mi va di parlare dell'arbitro. Rivedetevi la live di ieri, stavo veramente incazzato. Ragazzi, oggi andiamo a vedere 5 notizie imperdibili che forse non sapevi e sono accadute esattamente prima, durante e dopo la partita di Europa League. Roma-Milan vinta dalla Roma 2-1 con aggregato 3-1. Per la qualificazione in semifinale, ragazzi, per la qualificazione alla semifinale contro il Bayer Leverkusen, state sintonizzati. Allora, ragazzi, premetto che in questo video, innanzitutto, grazie per ieri sera, siete stati tutti quanti gentilissimi. Veramente ci siamo supportati a vicenda, tifavamo tutti quanti la Roma, eravamo tutti quanti uniti, nonostante la mia sclerata, la mia incazzata nella live, ragazzi, per contro quell'arbitro maledetto Marciniak. Ma oggi non voglio parlare di questo, non voglio parlare tanto della partita perché già abbiamo parlato ieri, abbiamo fatto le pagelle. Oggi voglio andarvi a dare 5 notizie imperdibili che forse non sapevi, e qualcuna forse la sapevi. La sapevate, ragazzi, e questo è il punto. Partiamo subito con la prima. Innanzitutto, bene, bene, bene che siamo andati per la quarta volta consecutiva in semifinale europea, e di questo noi dobbiamo essere grati soprattutto alla presidenza, perché le ultime stagioni sono soprattutto grazie ai Friedkin, che hanno cercato di costruire una squadra che ci potesse portare fino all'approdo di questa semifinale. Ma la strada ancora non è finita, ragazzi, perché si punta a Dublino. Questo è stato sempre assodato. Partiamo ovviamente con l'altra notizia, poi, perché ovviamente questa è la quarta finale consecutiva europea, e la notizia, forse la sapevate, forse no, è la quinta in 6 anni della Roma, calcolando anche quella di Champions League. Tanta roba, ragazzi, la Roma negli ultimi anni si sta facendo rispettare, stiamo vivendo i momenti più belli della storia della Roma, perché la Roma non ha mai fatto tutte queste semifinali attaccate una dietro l'altra. Al limite, prima ogni tanto ci arrivavamo, uscivamo, nemmeno a Pasqua arrivavamo, ragazzi, però adesso sembra che stiamo arrivando a maggio ogni anno. Le serate europee, la seconda notizia importante, imperdibile, che forse non sapevi, e ve l'ho raccontata anche ieri, ragazzi. Per chi si è perso il video, perché è la prima volta che mi seguite, mettete like e ovviamente condividete e iscrivetevi al canale. La Roma con questa semifinale ha già incassato 22 milioni punto 8 dalla UEFA. Non facciamo i calcoli per quanto riguarda i soldi che dobbiamo rientrare del settlement agreement, perché poi lì ci saranno anche differenti calcoli e magari qualche regola che non è conosciuta pubblicamente, che sanno solamente la dirigenza con quelli della UEFA, quando si è discusso a Nyon, quando hanno portato anche i resoconti delle stagioni della Roma precedentemente. Vi ricordate quando Pinto andava a Nyon, ragazzi, ogni chiusura di mercato per vedere transfer balance e tutte queste cose qua? Comunque sia, 22 milioni, punto, quasi 23 milioni già incassati dalla UEFA. Vi ripeto, non facciamo i conti, perché quelli che dobbiamo rientrare alla UEFA, che sono 60 milioni che ci hanno chiesto quei buzzurri della UEFA, ragazzi, che tra l'altro hanno un debito grosso come una casa con noi. L'anno scorso ci hanno rubato una coppa e un trofeo sportivo, nonostante anche ci avevano rubato anche un sogno, mettiamola così. E ovviamente quest'anno ci dovremmo anche un po' riscattare da questo punto di vista. Quindi
Quindi non calcoliamo questa cifra qua, perché poi a quella verrà sommata anche magari qualche giocatore che andrà via, verrà plusvalenzato e tutte queste cose qua. Bisogna attendere, ragazzi. Immaginate, non voglio nemmeno pensarci adesso, se la Roma dovesse entrare in Champions, se dovessimo raggiungere la finale, sono 30 più 47 milioni su per giù. Anzi, vi dico di più, quest'anno con la Champions, col nuovo format della Champions, le squadre possono guadagnare anche di più, quindi che ben venga, ragazzi, e voglio andarvi a dare la terza notizia: si è aperto il quinto slot Champions, molto molto importante in questa fase della stagione, così che la Roma non si trova con l'acqua alla gola andare a recuperare anche il Bologna, che tra l'altro ci giochiamo nella prossima partita, secondo me la Roma vince, ve lo devo dire, giochiamo in casa. Per me la Roma è più forte del Bologna, ragazzi, ve lo dico. Bisogna vedere anche come sta Lukaku. De Rossi ha detto che l'ha fatto uscire in maniera preventiva. Speriamo che non ha niente, ma deve fare dell'analisi. E anche Ndicka deve continuare a fare dell'analisi, perché non si sa quando rientra. Tra l'altro ieri stava in gruppo con i giocatori, col cappelletto, l'avete visto? Famiglia, famiglia, come dice la Roma, ha fatto il post ufficiale con scritto famiglia. Comunque ritorniamo alla Champions, ragazzi, perché per chi interessa la Champions, il campionato si è aperto il quinto slot, tanto di guadagnato, in quanto la Roma non starà con l'acqua alla gola, come vi dicevo. Dobbiamo recuperare, è vero, sul Bologna, ma calcoliamo anche che è vero che la Roma sta in Europa League, ma c'è anche l'Atalanta. Ieri si sono buttati dentro le fontane a Bergamo, hanno fatto una grandissima festa, perché è storica questa qualificazione per l'Atalanta, e faranno di tutto col Marsiglia affinché vadano a puntare alla finale. Non lo so se ci riusciranno, non so nemmeno se ci riuscirà la Roma, perché il Bayer Leverkusen è un avversario molto ostico, tra l'altro hanno anche esultato, ma quella è più un'esultanza, secondo me, dovuta dal fatto di dover rincontrare e rifare un'altra volta questa partita con la Roma, dopo quella che abbiamo avuto l'anno scorso, sia per quanto riguarda le semifinali e sia anche la cadenza di casa, la prima partita a Roma, Roma-Bayer Leverkusen, e fuori casa Bayer Leverkusen-Roma. Vi ricordate? 1-0, 0-0. Quest'anno sarà un po' difficile, ragazzi, un po' più difficile, perché loro punteranno al triplete. Aspettiamo e vediamo un po'. Comunque sia, la Roma giocherà più rilassata nelle prossime partite, visto che si è aperto ufficialmente e sistematicamente il quinto slot Champions, tanto di guadagnato. Poi volevo riportarvi delle notizie, qui vado a parlarvi di mercato, voglio soffermarmi un pochetto, ragazzi, perché oggi ho letto qualche articolino, qualcuno già me l'ha chiesto, ma è vero sempre con sto Lukaku. Ieri ha fatto una partita monster, si è incollato tutti i difensori del Milan, ragazzi, non lo fermi nemmeno con il bazooka, anzi, mi avete chiesto chi era il miglior giocatore del Milan, vi rispondo qua, ragazzi, ieri il miglior giocatore del Milan è stato l'arbitro, non ho visto giocatori migliori del Milan. Gabbia si è fatto scaraventare al suolo dalla forza di Lukaku. Ieri Lukaku veramente tanta roba, ragazzi. E guardate caso, quando mandiamo via qualche squadra del nord industrializzato, non ho niente contro gli amici del Milan, per carità, io parlo di carta stampata, di testate giornalistiche, quelli della Gazzetta che ti fanno un bell'articolo che Lukaku, la Roma non può trattenerlo perché costa troppo, 43 milioni, già hanno fatto tutti i calcoli in tasca alla Roma, sanno che la Roma non sa che tipo di soluzione può trovare, sanno già tutto, ragazzi. Modestò deve raccimolare 40 milioni, avevano fatto i conti in tasca pure a Modestò, adesso anche per Lukaku hanno fatto i conti in tasca alla Roma, sono andati a vedere dentro le saccocce di Dan e Ryan Friedkin. Passo alla quarta notizia, e proprio di Dan e Ryan Friedkin voglio parlarvi, ragazzi, perché si sta facendo un po' di baccano. Io ve l'ho raccontate le cose come stanno, che ci sono stati gli incontri a Monaco con differenti figure. Vediamo un po', bisogna rifare tutto il quadro dirigenziale, bisogna rifare tutto l'asset della Roma, visto che qualcuno sta andando via perché gli sta scadendo il contratto. E il DS, ragazzi, perché ieri sono uscite un po' di indescrizioni e qui ci vado a ribattere sopra ancora una volta, non lo sceglie né De Rossi e né Lina Zulugu, non è un compito loro, non è una scelta loro, l'ultima parola e la scelta arriverà solo e solamente dalla famiglia Friedkin. Quindi diffidate dalle notizie che vi raccontano che De Rossi ha scelto il DS, perché De Rossi non può scegliere il DS, ragazzi, questa notizia è confermata
ve la posso dire, solo la famiglia Friedkin sceglierà e farà il DS. Se poi, vi dico se poi, Lina Soluku consiglia e fa la referenza a Modestò, De Rossi consiglia e fa la referenza a Burdisso, ci saranno dei colloqui come sono stati per Modestò, per Burdisso non mi risultano, ragazzi, ve lo dico subito, per con Modestò sono stati colloqui, ma non al ristorante romano, sceglieranno loro, comunque sia, l'ultima parola spetta sempre a loro, perché sono loro incaricati a scegliere il quadro dirigenziale e ovviamente poi il DS deve andare di comune accordo sia con De Rossi, sia con Lina Soluku, sia con la dirigenza, con le aspettative che ci saranno. Poi un'altra cosa che mi hanno detto, ragazzi, e di questo posso rassicurare, per quanto riguarda il mercato, se la Roma dovesse andare in Champions siamo in una botte di ferro, perché non facciamo i mercati a modi pallicchio come li abbiamo fatti. De Rossi verrà accontentato, ovviamente secondo le nostre potenzialità, e si costruirà la squadra da Champions, quindi attenzione a queste cose. Ieri abbiamo fatto alcuni esempi, attenzione a Database che ha lasciato a Trigoria Pinto, con differenti nomi che già sono stati contrattati e contattati l'anno scorso, poi non si è fatto più niente e magari vogliono cambiare squadra, attenzione a queste cose qua. E occhio anche alla linea verde, i DS nomi ve li ho fatti, poi aspettiamo. Ultima notizia, quinta notizia che vi voglio andare a dare, oggi è uscito l'articolo di Chiesa su Tutto Sport. Ebbene ragazzi, hanno detto che Chiesa non ha accettato il rinnovo con la Juventus. Io ve lo dico qua, non ho questa notizia, non mi risulta che non abbia accettato il rinnovo con la Juventus. So che vogliono cambiare Allegri, questo l'avevo anticipato, è stato assodato. Parlano con di De Rossi, che gli piacerebbe allenare uno come Chiesa. Sì, su questa discussione ci può stare, internamente a Trigoria se ne è parlato, ma per quanto riguarda la Juve, perché Chiesa ha un contratto in scadenza fino al 2025, attenzione, perché non mi fanno sapere che Chiesa abbia detto di no all'accordo che ha con la Juve, ovvero l'accordo ponte che vuole fargli prima dell'europeo. Ancora non mi fanno sapere che non ha accettato o ha accettato, questo ve lo voglio dire ragazzi, quindi non è stato deciso assolutamente niente. Attenzione anche qua, dove leggete le cose, vi tengo sempre aggiornati per quanto riguarda queste fuenti juventine, sempre aggiornati. È vero che vogliono fare Gudmundsson, questo è vero, è in lista pure della Roma, ma non escluso che Chiesa vada via così, anche perché con la scadenza nel 2025 ovviamente ci vogliono qualcosa. E se dovesse succedere, stare attento alle contropartite della Roma, perché mi hanno fatto un nome di un giocatore che alla Juventus potrebbe piacere ed è tesserato della Roma, ma questo ve lo dirò alle prossime puntate ragazzi, o se volete scrivetemelo qui sotto nei messaggi giusto per provare a indovinare. Vi lascio un po' sulle spine, vedremo come si evolverà la vicenda. Intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, come sempre attivare la campanella per tutte le notifiche e per tutti gli aggiornamenti, e ricordatevi che io non posso sapere tutto, ma manco niente. Ciao a tutti, forza Roma, dal vostro amico Sette da Coppa, un abbraccio e restate sempre sintonizzati. Ciao ragazzi.